Ciao, sono il Riccardo dal futuro che ha dimenticato delle cose. La prima è, so che mi volete bene, ma non scrivetemi sotto ad ogni video sono felice di rivederti, perché altrimenti mi suona un po' da senso di colpa. Grazie. Salve a tutte, a tutti, a tutto con la X e con l'asterisco. Non so quanto questa inquadratura possa andar bene perché non ci vedo nulla. A volte servono degli abiti di scena. Tranne questo che porto sempre. Io non guardo in prima serata come spettacolo il Festival di Sanremo da anni. Ma nell'era dei social network è impensabile non essere informati almeno un po'. Ed è proprio da lì che nasce questo video, dalle informazioni visive e non che ho reperito in rete. Come ogni anno è quasi fisiologico commentare i vestiti degli artisti. E questo ci introdurrà al primo argomento di questo video. Ma a quanto sembra, quest'anno l'attenzione si è spostata in maniera quasi totalizzante sul modo di vestire di un unico artista, che è Achille Lauro. In questa sede non parlerò delle sue produzioni artistiche e musicali perché non ci interessa e perché non ho ancora una cultura nel merito. Parlerò invece dei commenti suscitati dai suoi vestiti. C'è chi dice che non è la sede adatta. Adatta per cosa? Però non ci è dato ancora sapere. C'è chi si è soffermato su determinati particolari del suo corpo che io onestamente non avevo minimamente notato. I fianchi, il corpo in generale. Il fatto che tra le gambe non si intravedesse una eccessiva dotazione. Ricordatevi, voi amanti delle pannocchie, diciamo così, perché YouTube ha intenzione di trasformarsi in un cartone animato per bambini, che la pannocchia non basta avercela lunga, bisogna anche saperla usare. E io, siccome sono favolosa, ne so qualcosa. Tant'è che chiuso questo video, dovrò farmi una foto favolosissima con questi occhiali fregati al mio assistente, perché per me non sono abbastanza favolosi. Magari se fossero stati a mascherina con i glitter sopra li avrei anche comprati, ma non ho ancora trovato un modello del genere. Inoltre mi devo sbrigare perché mi stanno facendo male gli occhi. Ma andiamo avanti con il video. Qual è esattamente la giusta definizione di essere un maschio? Ve lo dico io, non esiste. Ho conosciuto uomini con una voce acutissima, ma così sexy che me li sarei fatti. Ho conosciuto donne con una voce molto profonda per natura, vittime di bullismo, ma di una bellezza fuori dal comune, che fortunatamente si sono poi costruite una famiglia nonostante tutte le insicurezze del passato.
L'unico motivo per cui questi occhiali non saranno mai miei è semplicemente perché, come ho detto prima, senza scherzare poi troppo, mi piacciono di più gli occhiali a mascherina. Per i membri della comunità LGBT super mascolini e super insospettabili, ho anche l'anello da donna. E lo porto tutti i giorni questo. Mi piaceva perché credo che sia l'unico anello su Harry Potter che non abbia quella cosa orripilante che è il simbolo dei doni della morte. Quindi, problemi? Forse li avete voi con voi stessi. Mi hanno fatto notare che la maggior parte delle persone alle quali non sono piaciuti i modi di vestire di Achille Lauro corrispondono a uomini ad orientamento omosessuale e donne a prescindere dall'orientamento. Complimenti. Minoranza bistrattata, ostracizzata e ostacolata a volte, anzi molto spesso nel lavoro e negli avanzamenti di carriera, che si mette a discriminare Achille Lauro per i suoi modi di vestire. Sto cercando di non parlare l'inglese perché vorrei sottotitolare questo video, se è possibile. Altra questione, anzi sono due. Un'altra questione sempre legata ad Achille Lauro è la sua presunta pretesa di copiare David Bowie. Ragazzi, non ha cantato Rebel Rebel, ha cantato Gli uomini non cambiano di Mio Martini. Quindi placatevi, calmatevi. Se devo fare un appunto a quella canzone è il fatto di aver sentito un accento romano molto marcato. Avrei cercato di pronunciare le parole in modo più pulito, ma questa è l'unica critica che posso farvi. L'altra cosa che volevo portare alla vostra attenzione, seconda semplicemente per cronologia, ma non certo per importanza, riguarda il ripescaggio, se così si può chiamare, di Paolo Palumbo, che si è presentato alle selezioni del Festival di Sanremo con la canzone Io sono Paolo, che Amadeus ha continuato imperterrito a chiamare tutto il santissimo tempo Io sto con Paolo, che invece è l'hashtag creato da Paolo. Le domande sono state tante e le risposte altrettante. Ha fatto bene ad andare a Sanremo? Doveva passare le selezioni, doveva addirittura vincere. Da persona con disabilità, penso di poter dire qualcosa. Noi, persone con disabilità, siamo vittime giornaliere in ogni paese del mondo, ma secondo me in Italia un po' di più, di una cosa che si chiama abilismo, che è un po' la versione disabile dell'omofobia, se così si può dire. E i commenti intorno a questa scelta di ospitare comunque Paolo a Sanremo sono intrisi di esso. Lo stesso comportamento, non me ne voglia, del presentatore è stato intriso di abilismo. Primo appunto, sei elegantissimo. Ma certo che è elegantissimo, santi dei del firmamento. E il palco dell'Ariston avrebbe dovuto presentarsi in pigiama per sembrare più disabile? Secondo appunto,
Paolo era l'unica persona presente sul palco che non aveva per niente una faccia contrita, che era felice di stare a Sanremo, perché probabilmente in cuor suo aveva pensato che una persona con disabilità, affetta da sclerosi laterale amiotrofica, non sarebbe neanche stata ammessa ai provini. Le telecamere si sono soffermate più e più volte sugli occhi contriti di Amadeus, sugli occhi probabilmente commossi del fratello, che erano forse le uniche lacrime che non erano intrise di abilismo, perché Paolo ci parla tutti i giorni sulla sua pagina Facebook, appena può, di quanto si sente amato dal fratello. Sono di nuovo io dal futuro. La cosa che non ho aggiunto per la foga riguardo Rosario, il fratello di Paolo, è che restare a casa ad occuparsi dei parenti con disabilità non deve essere una scelta obbligata anche dal fatto di lasciar morire a se stessi i parenti e gli affini con disabilità. Deve diventare una scelta dettata unicamente dalla libertà della singola persona. Ad oggi spesso la figura del caregiver è una scelta obbligata e soprattutto non è pagata. Cominciamo a pagare i caregiver, magari ce ne saranno di più. E invece nessuno che gli abbia detto sei bellissimo. Almeno qui parlo senza riserve di un mio personale gusto estetico. Se io lo avessi incontrato, gli avrei detto, certo che dal vivo sei ancora più bello, non sei elegantissimo. Doveva passare le selezioni? Beh, dopo Junior Kelly, almeno le selezioni sì. Doveva vincere? No, per il semplice motivo che il rap non mi sembra un genere indicato per Sanremo, ma nello stesso tempo era il più immediato per raccontare la storia di Paolo, senza troppe intrusioni canore che non gli avrebbero permesso una partecipazione attiva nella canzone. Io dico no alla mascolinità tossica. Dico no all'abilismo. Farete veramente inclusione, avrete veramente sconfitto la discriminazione, porca la miseria. Quando Achille Lauro potrà ritornare sul palco di Sanremo senza sentire i vostri commenti omofobi del cavolo? Quando farete lavorare i ricercatori con stipendi migliori e magari si sarà trovata una cura per la sclerosi laterale amiotrofica, che ricordiamo è degenerativa. E quando la smetterete con questi pietismi da ascolti televisivi? Se siete con me, condividete questo video. Io vorrei terminare leggendo la lettera di Achille Lauro agli omofobi. E noi ci vediamo la prossima volta in cui avrò voglia di fare un altro video, perché le vostre visualizzazioni sono sempre molto deludenti. D'altronde questo è il video della sincerità ed approfitto. Ciao a tutti.
Cinquantenni disgustosi, maschi omofobi. Ho avuto a che fare per anni con sta gente volgare per via dei miei giri. Sono cresciuto con sto schifo. L'aria densa di finto testosterone, il linguaggio tribale costruito, anaffettivo nei confronti del femminile e in generale l'immagine di donna oggetto con cui sono cresciuto. Sono allergico ai modi maschili. Ignoranti con cui sono cresciuto. Allora, indossare capi di abbigliamento femminili oltre che il trucco, la mia confusione di generi è il mio modo di dissentire e di ribadire il mio anarchismo, di rifiutare le convenzioni da cui poi si genera discriminazione e violenza. Sono fatto così. Mi metto quel che voglio e mi piace la pelliccia, la pochette, gli occhiali glitterati, sono da femmina? Allora sono una femmina. Tutto qui? Io voglio essere mortalmente contagiato dalla femminilità, che per me significa delicatezza, eleganza, candore. Ogni tanto qualcuno mi dice: "Ma che ti è successo?" E io rispondo: "Sono diventata una signorina. Lauro."